un momento, Luca, i temi, un po' detto Lanzuini, sono Consiglio europeo, vaccini e le decisioni della cabina di regia, in particolare la riapertura delle scuole, della scuola fino alla prima media. Detto questo, sono direi nelle vostre mani, fatemi le domande. Noi sappiamo ormai, dopo questo anno di sofferenza, più di un anno in realtà, di sofferenza, si sa qualcosa di più sulle fonti di contagio, sui posti di contagio, e quindi queste misure hanno dimostrato nel corso di un anno e mezzo di non essere campate per aria. Quindi è pensabile, è desiderabile riaprire, ecco, questo direi io. Dopodiché la decisione se riaprire, cosa riaprire, quando riaprire, dipende esclusivamente dai dati che abbiamo a disposizione. Si conferma la decisione di riaprire fino alla prima media. E il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga in un modo ordinato, e in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test. Non abbiamo discusso dell'entità perché non è che uno annuncia i numeri 20 o 30 o 50 perché guardiamo l'effetto che fa. No, si vede esattamente dove l'azione di governo deve indirizzarsi, quali sono e quanti sono i bisogni, e poi da questo emerge lo scostamento necessario. La Cina per gli Stati Uniti sono un rivale contro cui gli Stati Uniti con cui gli Stati Uniti competono, ma la competizione è anche benvenuta, così ha detto Biden, questa competizione, ma le differenze restano profonde per quanto riguarda i diritti umani. Una cosa che ho dimenticato, quando mi è stata chiesta prima se io mi vaccino, sì, io non sono stato vaccinato, mi vaccinerò con AstraZeneca, spero la settimana prossima, io ho fatto la prenotazione, sto aspettando che mi rispondano. Ecco. Il ministro Garavaglia dice che si possa pensare, io sono d'accordo con lui, io lo farei, insomma, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri. Quindi... È importante perché la scuola è il futuro, è il presente dei ragazzi di oggi ed è il futuro di tutto il paese. Siamo in piazza ovviamente per manifestare contro la chiusura delle scuole, ma anche e soprattutto per chiedere più investimenti sui giovani nel Next Generation EU. La chiusura delle scuole superiori, che ormai nell'ultimo anno hanno fatto sostanzialmente un mese di scuola in presenza, un mese in un anno, non ha dimostrato nessun vantaggio nei confronti dei contagi. Con queste chiusure obbligate dai DPCM, prima di Conte, adesso di Draghi, siamo totalmente in ginocchio, e gli aiuti promessi, lasciamo stare la parola di Story, ma il sostegno promesso a Draghi è una barzelletta, è un'elemosina. Non riusciamo a far fronte ai costi fissi, quindi utenze piuttosto che anche i costi di gestione, perché comunque un'azienda anche a motore fermo comporta dei costi fissi. Non riceverò nessun tipo di ristoro per via dei nuovi calcoli percentuali che ha emanato lo Stato, e di conseguenza cosa dobbiamo fare? Rimanere chiusi ancora fino a Pasqua? Tutelati per la loro sicurezza, per avere dei diritti minimi, la malattia, l'infortunio, la maternità, per avere appunto salute e sicurezza garantiti. Non posso decidere il loro orario, non posso decidere quanto vanno dai consumatori, dai clienti.